sono ieri molti di tutti sono qui perché mio padre ha denunciato i miei compagni, hanno divulgato le cose in menuda e si sono accorti su di me. Bene, Gaia, sai cosa faremo qui oggi? So che mi dovete ascoltare, però voglio vedere cosa succederà. Ok, oggi ci dedicheremo al tuo scorto e questo consentirà ai giudici che seguono il tuo caso di portare avanti il processo. Io sono una dei giudici e sono anche una psicologa. Sai cos'è una psicologa? Devi sapere che quella la tua deposizione sarà ascoltata dal presidente e dal PM, dal tuo avvocato e dai governi di parte. Sei con questa persona e per la deposizione? Sì. Ora che tutto chiaro, rimane una cosa importante da dire. In questo ascolto ci sono delle regole da seguire. Cominciamo, Gaia. Come ti ho spiegato, adesso reciti la forma di impegno e poi dici le tue generalità. Consapevole della responsabilità morale giuridica, che assumo con la deposizione, mi impegno di dire la verità e non ascoltare nulla sulla mia conoscenza. Sono mai a proposito, è nato nel 29 agosto del 2000 e sono finché in via sulla mania del cielo di Milano. Ci racconti il padre, ci racconti la nostra casa di Milano del 2006, non di 2014? Ero molto felice questo giorno, era la prima volta che lui era venuto a casa sua. Mi hanno detto e scritto di tutto e io ero lì, muta, ad ascoltare.
ascoltare, che ero la sagra della cellulite, che il mio corpo era freddo. Mi davano pure il denaro dolore, ricordo ogni singola parola. Non me la sento di raccontare tutto, perché alcuni messaggi sono troppo volgari. Certe volte mi capita di svegliarmi di notte e pensarci ancora, senza riuscire più a dormire, ma oggi sono qui e parlo come se fosse passato, una cosa passata completamente. Hai detto che rimanevi a leggere 100 volte i messaggi e che oggi raccontando questa cosa ti senti sola, ma come ti sei sentita in quel periodo? Stavo peggio, avevo questo di mangiare e di dormire, avevo iniziato a volere di curarmi e uscire. Un giorno mi sono andata per il mio armadio e con le porte ci ho tagliato tutti i miei vestiti. Pensavo che quelli tu quello sarebbe più finito. Dai, se ho capito bene, se stai dicendo che a seguito di tutti questi episodi hai cambiato il tuo modo di vivere e che questa cosa ti ha fatto pensi. Assolutamente sì. Ne hai parlato con qualcuno? No, è la presenza del piede prima di quello che l'avrebbero scoperto. Come avrei potuto spiegare con le foto? Mi vergognavo troppo, e messaggi che dicevo tu ammazzi, ti pic, mi mettono paura. Cos'è successo poi? Immagino non sappiate. Continuare in quel modo è insopportabile e ho tentato di piccarmi. Come mai hai pensato di farlo? Quando non sei nessuno per gli altri non vale la pena di vivere. Quando hai pensato di farlo concretamente? Quando ho visto le foto mi sono sentita morire, ma ero talmente innamorata di lui che pensavo che prima o poi tutto sarebbe finito. Avevo perso la voglia di fare tutto, me ne stavo chiuso in casa. Ma la cosa che mi faceva sperare era il messaggio che continuava a scambiarmi con Luca, anche solo di parlare con le maledette foto che mi costringeva a gestire in giro su di me. Quel giorno tutto cancellato, una mattina ero chiuso di andare insieme a scuola, pensavo così a tutti, pensavo che così adesso che non avrebbe pensato in giro, ma non è risposto che mai per mai sarebbe andato a scuola con me, perché io ero un po' buono e non volevo di certo perdere la faccia a causa mia. Io sono morta e ho fatto quello che ho fatto. Mi dispiace, Gaia, mi facciamo una pausa? No, volevo rimanere in forte. Sei a conoscenza di come sono stati in tipo di qualche cosa? So solo quando non ho trovato la scheda nella macchina fotografica, ho visto il nome Federico. E lui mi ha dato il mio ci siamo comprati in casa di Mario e ci siamo pure baciati. Non so nemmeno io perché l'ho fatto, non capivo più nulla. Ti sei fatto vedere come si è sparita la scheda della macchina fotografica? Quando sono tornata a casa la scheda non c'era più e quindi doveva essere stata per forza stata presa a casa di Luca. Da chi non lo so proprio. Poi ho mandato un messaggio a Federico per sapere dove fosse la scheda per paura delle cose che sono arrivate. Tu hai già affermato che dove le cose fossero pubblicate, ma c'era anche un'altra conoscenza del fatto che tu non vorrei che le cose fossero pubblicate. Le messaggi che rispedivo a Federico dicevo che non volevo assolutamente e gli ho detto quando ci devo che le cose fossero pubblicate. Per cui lui mi sapeva assolutamente, ma è molto furbo e non piace i suoi clienti. Alla fine stavo solo stare con me e a me mi aveva solo per fare la mia scheda. Mi ha detto pure quando ero innamorata di Luca, ma io solo per fare lo stesso. E come ha fatto a risparmiare questa scheda? Federico mi ha detto che era rimasta la mia tormenta e che lui l'ha liberata, ma non si è più attivato. Oggi sono molto meglio, perché dopo la morte del tuo suicidio ho capito che avevo bisogno di aiuto e sono stata in una psicologa che mamma e papà hanno trovato per me. La cosa più importante per me oggi è che ho capito che non sono una donna scema e non meritavo tutto questo. Nessuno merita di subire cose del genere. Va bene, pubblico ministero, per quali modali iniziamo a chiudere la doglia? Questo sì.
Va bene, avvocato Gallo, lo sentiremo molto più tardi. Speriamo di avere tutti i consigli. Allora, avvocato Ministero, passiamo a sentire un altro imputato. Mirko Morelli. Prego, nessuna paura. Sì, sì. Lo dico anche a te, se siete ben spiegato il tuo voto di difensore, inizia a non rispondere alle domande, ma le volte chiusi, perché se no rispondi, il processo andrà avanti ugualmente, vuoi rispondere? Sì, va bene. Ora risponderò alle domande, sia del pubblico ministero che del tuo difensore. Le domande sono già state proposte da loro, parlerai solo con me, visto che la legge, va bene? Sì. Allora, ci racconti di quella sera a casa di Luca, inseguendo lo scattato del voto con la macchina di Gaia. Sì, c'è una festa a casa di Luca, e come al solito siamo finiti da Venezia a giocare con la PlayStation. E poi abbiamo mangiato proprio che erano lì, sono sparite nelle stanze della villa di Luca. Sono rimasti io, Antonio e Luca, il comune delle nostre compagne di classe, Gaia. Lei aveva una macchina fotografica, buona e non nuova, e con quella scattava foto in continuazione, soprattutto a Luca. Poi Antonio l'ha presa e scattava foto per lei. E in fondo alla camera c'era un divano di nero di pelle, abbiamo portato tutte le pendaglie della pelle che c'era nella villa e sembrava un vero e proprio set di moda. La musica era calda e Luca ha recuperato pure un ventilatore e tutto abbiamo fatto di colore, quindi la modella era calda. Ad ogni giro di foto ti davamo con la vodka al limone e visto che già Italia era già ubriaca, ha iniziato a mettersi cose provocanti. Aveva la maglietta e si è tutta decisamente aveva di sotto. A quel punto Antonio non ci vedeva più dagli occhi, era completamente al largo. E diceva che se non riusciva a stare con lei rompeva il muro con la testa. Luca era molto divertito e si scattava foto di particolare di Gaia. Bocca, mani e piedi di Gaia. A quel punto Gaia non aveva più neanche vestiti addosso e lui aveva bisogno di togliersi la gonna perché nessuna gonna è terribile e poi rimane vestita. Poi l'ha detto di spogliarsi completamente per il pubblico e lì Gaia non voleva farlo più, era previsto per cassi, ma ho visto che Luca si era diventato un problema. Avevo già preso il sentimento che Luca dicesse a Gaia, ma lì l'ho capito benissimo. Che non capiva niente di piacere a Antonio. Cercava di parlare, toccare Gaia dappertutto. Ad un certo punto Gaia ha protettito e si è fatta fotografare nuda. Luca voleva continuare, gli chiedeva ancora altre cose. Ma Gaia ad un certo punto ha deciso di fermarsi, si è messa in decisione di slitto. E proprio allora sono tornati a Marco Federico che ci hanno interrotto. Benedetto, sono contenta che tutto sia andato così chiaro. Adesso cerca di rispondere a questa domanda, a cui solo tu puoi rispondere. Se Gaia aveva chiesto che le foto fossero diffuse, deve esserci stato per forza un momento in cui ho messo la vostra scheda, la scheda a vostra esposizione. Ora ricordi quando l'ha tratta dalla macchina fotografica e soprattutto a chi l'ha data, la scheda non si muove da sola, quindi ripeto, chi ha tolto la scheda di memoria dalla macchina fotografica e quando? Io non lo so, non ricordo. Mi ricordo, non lo so e non ricordo, sono molto lontana con le risposte. Fino ad adesso non è piaciuto un colpo, per te dica di me adesso, sei un ragazzo intelligente, devi aver capito quali sono state le conseguenze del fatto che quella scheda è rimasta a casa di Luca. Si può affermare che se non capiamo questo punto non andiamo avanti. Allora ti ripeto con la massima serietà, che ha tolto la scheda di memoria dalla macchina fotografica e quando? Non lo so, non ricordo. Mi dico, adesso ti faccio vedere una cosa. Cancellieri, qualche fascicolo delle prove documentali, per cortesia. Madonna mia, no. Che abbiamo fatto? Mi dico, che ha tolto la scheda di memoria della macchina fotografica. È stato Federico. Federico Poggia. Sì, perché voleva scambiare cominciata con Gaia, solo che poi quando l'ha fatto tutto è scoppiato. Vabbè, ci fermiamo un attimo, così potrei calmarti, ma anche perché a questo punto non vedo necessario metterti a confronto. È evidente che le vostre posizioni sono in aperto contrasto. Thank you.
fatti, sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni. Tu Mirko, hai detto che la sera di amore della macchina fotografica di Gaia l'ha presa Federico. Ti ricordo invece Federico che ha dichiarato a quei testimoni, lo sei ancora, di essere tornato da Tevernette e di aver preso la scheda che era vicino alla PlayStation. Ma non capisco, che vuol dire? Mi spiego meglio. Mirko, correggimi se sbaglio. Hai detto che a sottrarre la scheda della macchina fotografica di Gaia è stato lui. Sì. Ma che dici Mirko? Ma che fa? Siamo stati noi, siamo colpevoli, abbiamo fatto una calunniata, tutti quei nostri bravi motivi. Federico, sei stato tu a prendere quella maledetta scheda e tutto è iniziato da lì.